Ma continuiamo in questo pomeriggio di lavoro e andiamo a chiederci quanto sia stata efficace la comunicazione sanitaria durante la pandemia. Risponderanno a questa domanda i prossimi relatori. Invito il dottor Carmelo Tribunale a raggiungere la postazione insieme al colonnello medico dottor Francesco Gaeta. Mentre arrivano, ricordo che il dottor Carmelo Tribunale, presidente nazionale delle GSA, già colonnello dell'esercito dove ha anche rivestito il ruolo di responsabile della comunicazione in Lombardia, attualmente è anche presidente della giuria del premio Lombardo giornalisti e uffici stampa di eccellenza. Prego a voi. Grazie per la presentazione. Vi presento io il mio collega medico Francesco Gaeta, la persona che ho conosciuto a Solbiate, come ricorda il generale Pennino. Lui è un ufficiale medico che lavora presso l'ospedale militare di Milano, è specialista in urologia e andrologo anche, ed è stato durante la pandemia anche il coordinatore dell'hub vaccinale di massa allestita dal Comune di Milano presso l'ospedale militare. Ha anche coordinato uno studio clinico su Covid e liquido seminale insieme ai colleghi di Varese, Perugia, Pisa e all'ospedale Sacco di Milano. Tra l'altro è anche autore di un libro carinissimo, perché il titolo è "Questo virus ha rotto gli zebedei", con prefazione di Paolo Del Debbio. Però passiamo subito al nostro argomento, che è proprio lì sul titolo di questa relazione, perché questo dualismo tra stato dell'arte ed impotenza, fra virgolette, in senso ironico, dell'informazione. Beh, la cosa ironica è per partire appunto da un termine che in realtà non è recente, è stato pubblicato la prima volta nel 2003 su una rivista americana, ma è stato, diciamo, istituzionalizzato proprio con la pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi infodemia, questa circolazione di una quantità eccessiva di informazioni non controllate. Qualcuno ha scritto addirittura che l'infodemia ha fatto più danni della pandemia. E quindi nel mio libro, come in realtà nella mia attività clinica, ho adottato questo motto, la verità come prima terapia. Ho cercato, e lo vedrete in questa relazione, di chiarire un po', di fare chiarezza tra quello che è stato il messaggio che, ahimè, ha terrorizzato il maschio italiano e quindi di conseguenza la coppia, e quello che in realtà poi si sa dagli studi della letteratura scientifica. Bene, ad inizio del marzo, mi sembra, 2020, con il primo allarme lanciato dai ricercatori proprio nello stesso ospedale di Wuhan, si sono susseguiti una serie di messaggi allarmanti sui media circa i possibili rapporti tra il virus Covid-19 e l'apparato genitale maschile, prospettando varie alterazioni proprio a carico dell'apparato. Francesco, ci potresti descrivere brevemente, sì, e dire cosa si sa in realtà e lo stato dell'arte? Allora, questo è l'allarme che è stato lanciato nel marzo del 2020. In realtà, cosa si sa dalla letteratura attuale? È stato chiarito il ruolo di come il virus entra nella cellula, questi famosi recettori, ed è stato visto che questi recettori si trovano anche in cellule, si trovano a livello del testicolo e quindi dell'apparato genitale maschile. In particolare c'è un'espressione nel testicolo in quattro tipi di cellule, tra cui le cellule dotto seminifero, gli spermatogoni, le cellule di Leydig e la cellula di Sertoli, quelle che servono per la produzione degli spermatozoi. Dagli studi clinici è stato visto anche che il 22% degli uomini con infezione acuta da Covid-19 sviluppa orchite o orchidoepididimite. Sono stati ipotizzati i possibili meccanismi patologici attraverso i recettori, il danno vascolare, il danno ormonale, eccetera. Non sto a soffermarmi per questioni di tempo su questo. Minori studi ci sono invece sul tropismo
per quanto riguarda il virus verso l'epididimo, le vescicole seminali o la prostata. Bene. I media, mi ricordo, oltre a questo, si sono concentrati anche su un altro fattore, cioè sui possibili danni alla fertilità. L'allarme era che il virus si potesse trasmettere attraverso il liquido seminale o che il Covid potesse danneggiare gli spermatozoi. Cosa ci può dire? Allora, anche qui all'inizio i possibili effetti avversi del virus sul sistema riproduttivo sono stati trascurati all'inizio della pandemia per ovvie ragioni, innanzitutto perché erano colpiti più anziani durante la prima ondata, diciamo durante la seconda ondata l'età si è abbassata, ci sono stati alcuni giovani colpiti e comunque il messaggio ha fatto sì che si allarmassero tutti i centri di fecondazione assistita che in un primo momento avevano interrotto la loro attività. Anche qui sono state fatte ipotesi, ma considerando gli effetti di virus precedenti, tipo il virus SARS. E ad oggi, in realtà, dagli studi della rete non sembra esserci alcuna prova certa della presenza di SARS-CoV nel liquido seminale. Diverse ipotesi eziopanogenetiche sono state suggerite. Quello che vi accennava Carmelo Tribunale prima, lo studio che ho coordinato, in pratica abbiamo analizzato il liquido seminale di 15 giovani ricoverati presso l'ospedale militare di Milano, abbiamo analizzato sia lo spermiogramma sia la presenza di Covid, di virus nel liquido seminale attraverso analisi effettuate all'ospedale Sacco, sia le alterazioni ormonali, sia gli indici di flocosi. In realtà è risultato tutto negativo, tranne delle alterazioni del liquido seminale, che tra l'altro sono riportate anche in altri studi in letteratura, cioè si è visto che l'infezione da SARS-CoV si è associata a un'alterata qualità dello sperma, quindi morfologia anormale, diminuzione della concentrazione, minore motilità, eccetera. Però la letteratura attuale non ha prove sufficienti per identificare e suggerire che il virus influenzi negativamente l'esito del trattamento dell'infertilità e tutti gli studi inevitabilmente concludono sul fatto che sono necessari ulteriori studi meglio strutturati, non retrospettivi, eccetera, eccetera. Passiamo all'altro argomento, che è quello più delicato, cioè l'impatto che ha avuto sulla sfera della sessualità. Allora, qui ci sarebbe tanto da dire. Innanzitutto è da chiarire che non ci sono evidenze scientifiche che il virus possa trasmettersi per via sessuale. Questa è stata la prima e fondamentale paura. Ci sono stati numerosi studi sugli effetti del lockdown, pochi studi si stanno iniziando a fare, e quello è la cosa più preoccupante, sugli effetti post-pandemia sulla sessualità. Mi preme sottolineare la cosa che avevo citato anche nel mio libro, su cui ho ironizzato, che gli effetti e i consigli dei super esperti, in questo caso il New York Health Center, e poi tra virgolette copiato e riprodotto come sappiamo fare in Italia, sono stati: ok, se sei single ammazzati di autoerotismo, coppia a distanza sexting, e gli esperti legali potranno farvi una discussione sui rischi del sexting, cioè di trasmettere immagini porno in internet, eccetera, di cui si era discusso 15 anni prima del Covid, e le coppie conviventi addirittura dovevano fare sesso con la mascherina, questo non detto sui giornali, ma detto a un webinar da una importante urologa americana. E quindi quali conseguenze in ambito sessuale? Lo potete vedere, diminuzione di tutto e quindi grosso impatto in quello che io ho definito nel mio libro la sessualità mascherata. Quali sono gli effetti post-pandemia? È quello che è preoccupante, perché in tutta questa virtualizzazione dei rapporti, quali sono gli effetti sulle nuove generazioni? C'è stato uno studio della Federazione Italiana di Sessuologia che ha visto appunto questa, ha sottolineato la virtualizzazione dei rapporti, l'uso di app per fare nuovi incontri, aumentato consumo di porno online, ritardo un momento la prima volta, eccetera, eccetera. Quindi
ci dobbiamo chiedere quali saranno gli impatti futuri sulle nuove generazioni di questa pandemia che ha esaltato questa virtualizzazione che era latente nei giovani e che l'ha esasperata. Grazie, grazie Francesco. Però un altro punto che è un po' delicato, che a me ha preoccupato un pochettino. Il problema è che il Covid-19 può causare disfunzione erettile e può ridurre le dimensioni del pene. Anche qui, messaggio mediatico, per fortuna in Italia è andato, non è stato, ma mi ha fatto rizzare i capelli, video che tra l'altro in America è stato anche molto pubblicizzato, tant'è vero che è apparso in ben 3 articoli sulla prestigiosa rivista Forbes. C'è un sì. Allora, l'idea era, e questo è il discorso dell'utilizzo dei media in maniera però poi senza considerare l'impatto reale. Il tutto è nato da 2 pubblicisti americani, fondamentalmente perché i giovani americani non si vaccinavano contro il Covid. Il discorso che sono stati coinvolti i maggiori urologi americani del calibro di Levine e altri, hanno fatto un video in cui è un sito internet pro vaccinazione, in cui però l'hashtag era salvaguarda le tue future erezioni, e il messaggio fondamentale era: se prendi il Covid hai 6 volte in più possibilità di disfunzione erettile rispetto a un soggetto normale. Quindi lascio immaginare l'impatto sui giovani di un messaggio del genere. E quindi questo mi ha lasciato un po'. In realtà cosa si sa su questo? Comprensione del Covid-19 e il suo effetto sul tessuto del pene e sulla funzione erettile rimangono ancora poco chiari. Varie ipotesi, anche qui studi con ipotesi, perché in un articolo è stato trovato durante l'impianto di protesi peniene la presenza di particelle, parti del virus. Però anche qui gli studi concludono che studi futuri dovranno valutare i meccanismi molecolari, eccetera, eccetera. Anche altri articoli valutano i possibili impatti della pandemia sulla disfunzione erettile, ma considerando varie cose, cioè l'impatto biologico, il fatto che c'è stato un disagio psicologico e questo può aver causato di per sé una diminuzione e un aumento dei problemi di disfunzione erettile, così pure come il discorso della disparità delle cure, quindi ovviamente i pazienti che avevano problemi sono stati visti meno perché era considerato meno importante questa patologia. Una cosa interessante era un articolo in cui, così come in passato la disfunzione erettile è stato considerato come un sintomo premonitore di una patologia cardiovascolare, così quella che hanno chiamato la sexual long COVID syndrome poteva essere un sintomo un marcatore del long COVID, questa sindrome che si sta ancora studiando post-COVID. Beh, Francesco, velocemente, perché ho visto qua che i giovani maschi sono molto attenti e quelli meno giovani si stanno appisolando. Poi dalla regia mi fanno segni di tagliare. Visto che sei stato anche responsabile del lab vaccinale, puoi dirci invece quello che può aver causato il vaccino anti-Covid sulla fertilità? Anche qui se ne è detta di tutto e di più sul vaccino, ci sono pochissimi studi riguardanti l'impatto del Covid sui parametri dello sperma, però non sono state riscontrate nessuna alterazione, non ci sono prove che il vaccino possa causare infertilità negli uomini o nelle donne, danni alla placenta o portare aborti spontanei. E non c'è stato nessun report sugli effetti avversi del vaccino che ha riportato sintomi correlati alla funzione erettile, alla funzione eiaculatoria o alla funzione sessuale. Quindi, per concludere, visto il tempo ristretto, studi futuri dovranno esaminare ulteriormente gli effetti a lungo termine del Covid e dei suoi vaccini sulla salute e sulla funzione sessuale degli uomini. Nel frattempo, però, è importante cautela quando si tratta di
trattare o di dare copertura mediatica o sensazionalistica delle ricerche mediche o delle informazioni sul Covid-19 senza valutazione critica della qualità scientifica. E la comunicazione in una crisi di salute pubblica, le comunicazioni sono cruciali quanto l'intervento medico. In effetti le politiche di comunicazione sono un intervento medico. Quindi qualcuno potrebbe dire qual è la cura contro l'infodemia, alcuni hanno proposto questa teoria dell'inoculazione, cioè diffondere informazioni corrette e basate sulle prove scientifiche significa proteggere la popolazione dagli effetti dell'infodemia. Da qui ritorniamo alla verità come prima terapia e dovremmo ritornare a quello che diceva Ippocrate: se puoi curare cura, se non puoi curare lenisci il dolore, se non puoi lenire il dolore consola. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a te. Grazie al dottor Francesco Gaeta per essere intervenuto e grazie alla presenza del dottor Carmelo Tribunali.